Eccomi qua per presentarvi la lezione numero 25. Siamo arrivati al blocco numero 4. Con il blocco numero 4 andiamo a conoscere altre tre note nuove. Quindi partiremo dalla sesta corda al terzo tasto col dito anulare della mano sinistra, che farà un sol, una nota nuova. Un'altra nota nuova è la quinta corda a vuoto e la terza nota nuova è il si al secondo tasto col dito medio della mano sinistra alla quinta corda. Quindi abbiamo il sol, terzo tasto, sesta corda, quinta corda a vuoto, secondo tasto, quinta corda. Ok? La mano destra continua sempre ad alternare l'indice e il medio. Gli esercizi sono gli stessi che abbiamo visto dalla seconda lezione, però abbiamo aggiunto altre tre note. Ok? Quindi vi illustro la lezione numero 25. Come vi avevo detto, dito anulare mano sinistra suona un sol. Quinta corda a vuoto che fa un la. Col dito medio della mano sinistra suonerà il secondo tasto della quinta corda e fa un si. Col dito anulare della mano sinistra andrà al terzo tasto della quinta corda, fa un do. La quarta corda a vuoto che è un re. Torneremo al do, terzo tasto, quinta corda, dito anulare. Al si, dito medio, secondo tasto, quinta corda. La quinta corda a vuoto e dito anulare suonerà il terzo tasto della sesta corda per fare un sol. Ok? Quindi ora vi dico solo le note. Si parte con sol, la, si, do, re, do, si, la, sol. Ok? Rifacciamo di nuovo. Quindi sol, la, si, do, re, do, si, la e sol. Ok? Questo esercizio l'abbiamo visto dalla seconda lezione in avanti, nel primo blocco. Questo è il quarto blocco e quindi continuiamo così che andiamo benissimo. Ciao e grazie a tutti.